BRICS presents an alternative. Il BRICS rappresenta un'alternativa all'ordine mondiale. I capi di Stato delle BRICS hanno evidenziato che, anzitutto, sostengono il multilateralismo. And we see currently all of the problems, challenges. Oggi siamo di fronte a problemi, sfide, crisi, si tratti di Nazioni Unite o Organizzazione Mondiale del Commercio. Sembra che il multilateralismo stia crollando. Noi ci aspettiamo che questi cinque paesi, insieme con i loro alleati, comincino a rafforzare l'ONU, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e tutte le aree importanti che promuovono il multilateralismo, compresa l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questo è il primo impegno. Il secondo è che tra questi partner ci sia una crescita del commercio, del turismo, degli investimenti esteri diretti. Ciò creerà mercati enormi per questi paesi. Bisogna considerare che l'Unione Africana ha approvato la creazione di un mercato unico per l'Africa che vale 800 milioni di consumatori. Gli strumenti del trattato sono stati depositati a livello dei governi e a breve l'Africa sarà una unione doganale. L'incontro con i ministri degli esteri dei paesi africani organizzato dal Ministero degli Esteri italiano è stato un successo enorme. Era un'iniziativa in programma da tempo, ma con il viceministro Emanuela Del Re e il nuovo ministro degli esteri sono stati compiuti grandi sforzi perché questo impegno desse i suoi frutti. C'è una lunga tradizione, storia dei rapporti tra l'Italia e il Sudafrica, oltre che tra l'Italia e molti paesi dell'Africa. Pochi sanno che il più grande campo di prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale fu costruito in Sudafrica. A Zonderwater, appena fuori Pretoria, furono prigionieri circa 100.000 italiani. Nel rispetto della Convenzione di Ginevra furono trattati con dignità, ebbero l'opportunità di essere formati, di guadagnare, di avere assistenza sanitaria e di svolgere attività sociali. Dopo la guerra molti furono mandati in Gran Bretagna per contribuire alla ricostruzione delle città, ma molti poi tornarono a casa, in Italia. Anche per questo moltissime famiglie italiane hanno forti radici in Sudafrica. Molti ex prigionieri tornarono in Sudafrica e alcuni di loro in Sudafrica portarono amici. Oggi in Sudafrica i cittadini di origine italiani sono circa 60.000. Quando le delegazioni di imprenditori italiani vengono in Sudafrica, trovano istituti di lingua italiana nelle università principali, scuole e club italiani. C'è insomma un'impronta italiana. Abbiamo un primo giudice italiano, avvocati e dottori professionisti, imprenditori.